Eccolo che lo vedete, insieme ai nostri aperitivi, siamo a Bagno Moderno di Grosseto. Stiamo bevendo, io mi sto bevendo un aperomildo e lui si sta bevendo lo spritz. Siamo a patatine e noccioline. Allora, aperiviera, ma non è aperiviera, comunque aperitivo di calciomercato. Siamo qui con il direttore. Togliamo il piatto che sembra che si sta a mangiare chissà cosa. Lasciamo lo sprizzettino. E fra un sostino e l'altro chiediamo gli ultimissimi di calciomercato. Che c'è da raccontare? C'è poco e niente. Oggi c'è poco e niente. Voi se avete qualcosa da dire, se volete intervenire, se volete fare domande, noi siamo qua. C'è poco e niente, c'è niente. C'è poco. La ricerca di un secondo portiere, visto che Sportiello si sarà fermo 2 mesi. Chi vorresti? Non ho grosse preferenze. Sicuramente qualcuno che in porta ci sa stare. Ma ci sarà. Chi c'è libero? Chi ci sarebbe libero a parametro zero eventualmente? Nessuno, perché quello che c'era a parametro zero l'ha preso in Monza, che è Keylor Navas. Allora, ci chiedono un pensierino a De Gea. Il problema è che chiede tanto di ingaggio. Un attimo, ma Pavlovic ha svolto le visite mediche, chiede Sergio. Sì, ma non le ha fatte a Milano, le ha fatte in un altro posto. Comunque ormai è fatta per il suo arrivo. Cavolo, dicevi di De Gea? Che chiede un ingaggio alto ed è molto vicino a Genoa. Matteo, buona serata. Buona serata. E ora che si fa con Florenzi? Si deve operare, quindi starà fermo parecchio tempo. Chi ci potremmo mettere al posto suo? Tutto bisogna capire dove lo voleva far giocare Fonseca. Samu Fiorentini, Marameo. Marameo? Eh no, quello è il suo motto quando inizia ogni video, quindi. Se qualcuno vuole intervenire, noi siamo qua. Calabria, ah, dice Francesco. Calabria resterà lì. Madonna. Si spera a fare la riserva. Comunque, Samu, ancora auguri di buon compleanno, visto che ieri era il tuo compleanno. Il Genoa ha abbandonato quella pista, stanno confermando Gollini. Sì, ma Gollini bisogna vedere se fa le visite mediche. Perché poi gli acquisti del Milan, chiede Domenico. Gli acquisti del Milan sono Pavlovic e Emerson Royal. Poi si punta al nuovo difensore e un altro attaccante che però rischia di saltare Fulcrum, visto che c'è stato l'inserimento del West Ham. Emilio ci dice Venezuela, ciao. Ciao ciao. Ciao dal Venezuela. Noi siamo qua. Guardate, vi faccio vedere un pochettino di mare. E niente, questo è quanto. Cosa ne pensi dell'ultima partita? Abbiamo fatto una bella partita, per certo. Giocavamo contro il City dei giovani, perché c'era poco di della squadra titolare del City, però comunque è stata una buona prestazione. Ho visto delle trame di gioco belle che fanno ben sperare per la stagione. Poi è tutto da vedere, la stagione è lunga, gli impegni sono tanti e già la stagione non è iniziata bene, visto che già abbiamo avuto 2 infortuni. Si spera che siano gli unici, però. Samardžić, chiede Sergio. Samardžić è un altro giocatore che piace, però per farlo entrare deve partire uno fra Adli o Bennacer. Poi, malamministrazione della AC Milan. Che dobbiamo dire? Poi, secondo te in Champions cosa combiniamo? Boh, dipende anche che squadra devi affrontare.
sullo stato di forma, ce n'è tanti di fattori che possono condizionare. Poi Sebastiano Giuffrida Fulgor. Fulgor, ve l'ho detto pochi minuti fa, e rischia di saltare perché c'è stato un inserimento importante del West Ham su di lui. Ah. Poi che non c'entra niente invece, però la triste fine della squadra femminile, che noi ci siamo un po' rimasti perché l'avevi detto prima di cosa? Di quella squadra del Pomigliano, che doveva ripartire dall'eccellenza, ma molto probabile non fanno neanche più la squadra femminile. Luca chiede Hummels. Hummels è un profilo che piace, soprattutto se dovesse partire. Ciao. Era tutto fatto col Bologna, ma ci sarebbe stata una telefonata fra Ibra e il suo procuratore per sondare un po' il terreno. Infatti il tedesco non ha ancora dato una risposta definitiva al Bologna e potrebbe essere il colpo in difesa, giusto per concludere il reparto. Antonio chiede Fofana. Fofana, secondo anche me. Anche che è Fabriani. Chiede Fofana. Fofana c'è sempre lì, il Milan non si schioda dall'offerta che ha fatto. Stessa cosa fa il Monaco. Ha un testa a testa, vediamo. Il giocatore va in scadenza, quindi rischiano di perderlo a zero. Greg Fabiani, ciao. 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 Ti mi dici ciao. Ciao, secondo me va via. Vai. Sì. Anche perché quella cifra 40 passa milioni per uno che ha dimostrato poco e niente, secondo me è un'offerta che non puoi rifiutare. Poi dispiace perché quando è arrivato io credevo molto in lui, mi piaceva. Però guarda, sembrava strano da dire, ma di tutti i difensori l'unico che sta dando garanzie è Gabbia, che fino a un anno fa tutti volevamo spedire alla prima squadra che ce lo chiedeva. A Nicola chiede, c'è possibilità che arrivi Rabiot? Quanti sogni, ragazzi? Rabiot è uno dei profili che interessa al Milan, ma il problema sono le richieste sue e della mamma gente, e soprattutto la concorrenza. Se arriva un club di Premier League non puoi pareggiare l'offerta. Greg Fabiani, e al posto di ciao? Pavlovic e un altro che potrebbe essere Hummels. Luca dice, secondo me come punta arriva Abraham, perché è stato chiesto da Fonseca. Però anche lì Abraham è stato richiesto in Premier League. E poi comunque io non sono mai d'accordo andare di vedere 30 milioni per strapparlo a Abraham. Comunque la rinforzi lo stesso la Roma. Già stanno facendo un bel mercato. Se poi noi li andiamo a finanziare i colpi. Ah, ecco. Fantastico. Ma niente, questo è quanto. Noi ragazzi siamo al bagno moderno di Grosseto. Ti abbiamo passato da una sponda all'altra. Eravamo sull'Adriatico 2 settimane fa. E ora siamo sul Mar Tirreno. Chi vuole venire a salutarci, siamo sempre qua, perché noi abitiamo qua. Vi salutiamo perché è un po' la batteria scarica. Se avete le ultime domande, fatele. Vi risponderemo in chat. Siamo sempre qua. Un saluto anche dalla spiaggia e dal mega direttore. Ciao. Aspetta. Infatti, Full Craig. Comunque è uno degli attaccanti che piace, però negli ultime ore è arrivato un forte interessamento del West Ham per lui. Il West Ham gli offre un bel contratto, comunque la possibilità della maglia da titolare. Al Milan si dovrebbe giocare il posto con Morata. Vediamo cosa decide di fare. L'ultima domanda, acquisti più sicuri secondo te? Acquisti sicuri? Pavlovic, Emerson Royal. Un secondo portiere, perché serve, visto che Sportiello si è riuscito a far male in albergo. Solo noi abbiamo sti portieri strani. E forse potrebbe esserci anche un'aggiunta di un nuovo terzino. Tutto dipende anche dai tempi di recupero di Florenzi. Di Manu Kone cosa ne dici? Guarda, personalmente non lo conoscevo molto come giocatore.
Il problema è che mi sembra che sta facendo le Olimpiadi, quindi anche se dovesse arrivare, arriverà molto in là. Boh, calcolando che viene da un altro campionato, non so se sia conveniente. Così dicono. Diego, buonasera. Ci dice buonasera. Come mai la curva non fa nulla contro questi incompetenti che stanno distruggendo il Milan? Marsuret lo dice. Non mi esprimo. Ho già espresso troppe volte il mio parere, ma tanto è piatto sprecato. L'acquisto migliore dell'estate finora effettuato secondo te? Vabbè, uno ne abbiamo fatto. È arrivato solo Morato ufficialmente. Marco Ferretti dice: Fofana arriverà o no? Per me la sensazione no. La trovo un tiro in molla, tante squadre che si stanno inserendo, non la vedo molto bene come trattativa. Cioè, mi sembra troppo un Zirkzee 2.0. Priv, Palaz, Emerson, Royal. Lui arriva, parlano 1-2 milioni fra domanda e offerta, quindi si dovrebbe chiudere a breve. Anche se non è che mi piace molto come giocatore, devo essere sincero. Greg Fabiani, Fonseca come sarà? Guarda, dalla prima amichevole, la contro il City, per me ha delle idee di calcio molto importanti. Poi, ripeto, il campionato è un'altra cosa. Bisogna vedere anche lungo la stagione come riuscirà a reggere la pressione, le scelte soprattutto, perché non dimentichiamo che hai tante partite quest'anno da giocare, quindi si servirà una bella rotazione dei giocatori. La base ce l'hai, comunque il Milan non ha una squadra scarsa, deve puntellare dove manca un mediano, la priorità assoluta, un difensore centrale, un altro attaccante, perché non può rimanere solo con Jovic e Morata, questo che Colombo domani dovrebbe fare le visite mediche con l'Empoli, quindi si libera uno slot. Boh, la cosa importante è che ha confermato Saelemaekers, di questo sono contento. Sì, di Saelemaekers sono contenta anch'io, perché può essere un buon valore aggiunto alla rosa. Ditemi anche voi cosa ne pensate di Salamandra. Nel frattempo Samuele Colombari dice: Pavlovic, ci sono ufficialità? Per ora non hanno detto ancora nulla, però Romani diceva che firmava oggi. Sì, ma penso che la firma ci sia fra oggi o stasera. Comunque il giocatore a Milano, come ha mostrato Gianluca Di Marzio, le visite mediche le ha già svolte nei giorni precedenti, ormai è sicuro il suo arrivo al Milan. E invece dice Greg: secondo te serve Fulcrog? Per me sì, in Italia uno come lui serve, per la sua tipologia di gioco, la sua stazza, per me può servire. Okay. Anche perché ti può risolvere quelle partite tra virgolette brutte, dove tutti sono chiusi, scodelli una palla in mezzo, lui il fisico ce l'ha per reggere, cosa che al Milan manca, perché né Morata né Jovic sono quella tipologia di giocatori. Poi non è quel bomber che ti fa 40 gol a stagione, però nel complesso fra lui, Morata e Jovic, secondo me i gol li possono fare. Se arriva, se non dovesse arrivare lui, arriverà un altro, lo valuteremo. Oh, via ragazzi, noi si va perché ora si va anche a casa, però vi salutiamo, ciao ciao, ciao. Vi salutiamo da qui, dal bagno moderno, poi condividete, aspetta un secondo, sempre Greg, Leao secondo te si sveglia? Cioè, vorrei risponderti a sta domanda, però te lo lascio rispondere a lui. Leao dipende come si sveglia al mattino. Se voglia di giocare, cioè lo sappiamo tutti che giocatore è. Il problema è quando non c'ha voglia, che vediamo ora con un allenatore della sua stessa nazionalità se riesce a dare qualcosa in più. Ecco, questa potrebbe essere una cosa interessante, anche perché io
E rimango sempre sulle paroline di Ancelotti, che secondo il mio punto di vista, vabbè, lasciamo stare, un giorno quando tornerà online il sito, perché lo stiamo facendo, portate pazienza che ce lo stiamo sistemando il sito e lo facciamo nuovo, vi scriverò come sempre i miei punti di vista, eccomi qua, vi saluto, saluta, Luica, buona serata a tutti, ciao.